gran soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Marinai e terraioli, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questo nuovo episodio del Diario di Bordo del Capitano, la rubrica che vi porta alla scoperta dei reami mortali. E come già annunciato e richiestomi da molti di voi, questa sera vi farò un riassunto di tutti gli avvenimenti principali della saga di Age of Sigmar Broken Realms, la saga che si è appena conclusa e che ha portato, con i suoi avvenimenti e le sue conseguenze, all'arrivo della terza edizione di Age of Sigmar. I protagonisti di questa grossa saga, i protagonisti principali, sono quattro, e andremo ad analizzare gli eventi di Broken Realms concentrandoci su ognuno dei protagonisti. Iniziamo quindi subito parlando di Morati. Morati, come molti di voi sapranno e si ricorderanno, è un nome, uno dei tanti, che viene dal vecchio mondo. Morati, madre di Malekith, è sempre stato, anche in vita, è sempre stata un personaggio pieno di risentimento ed invidia. Risentimento ed invidia che sono aumentate in maniera esponenziale quando, al suo risveglio nei reami mortali, dopo essere sfuggita dagli intestini di Slaanesh, scopre che tutte le divinità elfiche, tutti i suoi personaggi principali delle fazioni elfiche del vecchio mondo sono diventate divinità tranne lei. Questo crea in lei un sentimento di invidia, un risentimento tale da portarla un pezzettino minuscolo per volta alla macchinazione estrema è a creare, ordire un gigantesco piano per raggiungere finalmente lo status di divinità. Come sapete, insieme a Malerion, Teclis, Tyrion e ad Ariel, Morati fa parte degli alleati più o meno affidabili che hanno seguito Sigmar nella creazione, nel plasmare i reami mortali. Nonostante Morati abbia aiutato più volte Sigmar, sappiamo che fin dall'inizio ha sempre pensato a una sola ed unica persona, se stessa. Il suo obiettivo era quello di raggiungere lo stato di divinità, poiché lei era l'unico essere, come ho già detto, che non era diventato un dio nell'arrivo dei reami mortali ed era convintissima, e lo è ancora, di essere l'unico tra le varie personalità elfiche a meritarselo più di tutti. Il piano di Morati consisteva nell'utilizzare una fantomatica e potentissima sostanza nota come Varanite per guadagnare abbastanza potere, abbastanza energia per far sì di poter far partire un rituale enorme dal potere immenso per poter ascendere a divinità. Tramite le sue spie e i suoi agenti, Morati entra a conoscenza, dopo gli eventi che hanno scosso le otto punte con l'invasione di Katakross e l'attacco degli Ossiarch Bone Reapers alla fortezza di Arkhaun, le spie di Morati entrano a conoscenza del fatto che Arkhaun sta scavando e sta estraendo da una gigantesca miniera in una zona del reame del caos noto come Varantax Maw, una sostanza nota come Varanite.
La varanite è una sostanza simile alla mutapietra, quindi essenza del caos cristallizzata, ma molto più potente della mutapietra, che ha il potere di corrompere qualsiasi cosa. Sappiamo che Archaon vuole utilizzare la varanite per corrompere l'unico portale che dalle otto punte porta ad Azir, il reame di Sigmar, per poter finalmente invaderlo e avere la sua vendetta e giungere a poter sconfiggere finalmente il suo acerrimo nemico Sigmar. Moratti quindi escogita un piano e convince Sigmar ad un'invasione del reame del caos, parlandogli del potere di questa varanite, ovviamente tralasciando il fatto che la varanite è l'elemento essenziale per il compimento del suo rituale. Corrompendo lo stesso Katakross, che aveva costruito un'enorme fortezza ai bordi della Varanspire, nota come Arx Terminus, vicino alla Varanspire, durante il suo assalto avvenuto negli eventi di Wrath of the Everchosen. Quindi, pagandolo letteralmente, corrompendolo con un grosso tributo di ossa magiche di Ulg, convince Katakross a far sì che le armate di Sigmar possano avere un vantaggio nell'assalto alla miniera di Varantax Maw. Come? Semplicemente Katakross guida un attacco aggiuntivo alla fortezza della Varanspire per far sì di poter distrarre Archaon da quello che è in realtà il vero evento, il vero attacco. Le forze degli Stormcast Eternals e delle Daughters of Cain attaccano quindi la Varanthax Maw e gli agenti degli Shadowstalkers riescono a impossessarsi di un enorme quantitativo di varanite per poter permettere a Moratti quindi di portare a termine il suo rituale. L'acquisizione della varanite non è senza perdite, perché molti degli agenti di Moratti subiscono mutazioni incontrollabili e muoiono trasformandosi in delle poltiglie dall'aspetto ancora più orrido di una progenie del caos, ma nonostante ciò la varanite arriva nelle mani di Moratti. Nel frattempo Moratti, rubando la Gideonet di Pkin, si è anche procurata un artefatto leggendario noto come la Lanterna Ocariana. Gli dei elfici sottrassero le anime dalla pancia di Slaanesh utilizzando appunto il potere della Lanterna Ocariana. E la Lanterna Ocariana era stata rubata da Volturnos e dagli Idonet quando questi scapparono da Teclis e si rifugiarono negli abissi, poiché avevano paura che Teclis utilizzasse questo stesso oggetto per rubare le loro anime e far sì che l'intera razza degli Idonet fosse sterminata. Nonostante il furto e un attacco da parte degli Idonet ad Agnar, Moratti riesce a convincere Volturnos che non solo gli restituirà la Lanterna Ocariana una volta compiuto il rituale, ma gli darà anche un gigantesco tributo di anime. E dopo tutto lo convince che nonostante possano essere avversari, è meglio fare un'alleanza tra di loro per combattere Slaanesh e gli altri invasori piuttosto che farsi la guerra in questo momento tra di loro. Volturnos accetta e quindi aiuta le forze delle Daughters of Cain mentre un esercito di Slaanesh assedia Agnar. Durante questa battaglia Moratti compie il suo rituale. Utilizza il potere della varanite per corrompere centinaia e centinaia e centinaia di schiavi veneratori del caos. Corrompendo le loro anime, Moratti ha intenzione, prima parte del rituale, di avvelenare Slaanesh. Slaanesh infatti inizia a banchettare con le anime di questi adoratori del caos, ma dopo un po' inizia a notare che le loro anime sono state corrotte dal potere della varanite e che tendono a funzionare, a tendere ad avere un effetto avvelenante al dio stesso. Sfruttando quindi il momento di debolezza di Slaanesh, con in braccio la Lanterna Ocariana, Moratti trasforma il calderone del Matcoir in un portale intradimensionale e entra all'interno della pancia di Slaanesh.
Come vi avevo detto, il potere della lanterna ocariana è quello di attirare a sé le anime degli elfi del vecchio mondo. In tutto questo, mentre viaggia all'interno degli intestini di Slaanesh, Morati utilizza il potere della lanterna ocariana per attirare a sé le anime dei Re Fenice. Tutti i Re Fenice iniziano a resistere, a tentare di combattere la forza di Morati, ma nessuno ci riesce. Le loro anime vengono divorate dalla regina Ombra. Solo una anima riesce a resistere e a ferire Morati, ed è l'anima del primo Re Fenice, Aenarion. Nonostante l'anima riesca a ferire Morati, il rituale ha successo, e nel momento in cui Morati riemerge dal portale creatosi all'interno del Mathkoir, il calderone di sangue di Agnar, Morati ne riesce, ne sgorga nella sua nuova forma divina. Morati e la regina Ombra non sono più due facce della stessa medaglia, ma sono due esseri completamente distinti. Morati e la regina Ombra esistono allo stesso tempo. Morati, grazie a questo nuovo potere, ascende al rango di divinità. La prima cosa che fa, acquisito da poco il suo status di divinità, è quella di attuare un altro piano che in realtà aveva messo già in moto nelle ombre. I Darkling Covens e gli Scourge Privateers di Anvilgard, che per anni e anni e anni si erano infiltrati all'interno della città, fanno scoppiare un colpo di stato e conquistano Anvilgard, e cambiandole il nome in Arcuron e trasformando quindi la città di Sigmar nella prima città di Morati. Gli Stormcast Eternals i soldati della Free Guild e i nani dei Dispossessed combattono strenuamente l'invasione dei Darkling Covens, ma vengono sconfitti. Non solo, la magia di Morati e dei suoi alleati fa sì che le anime degli Stormcast vengano inchiodate per un bel po' di tempo all'interno di Arcuron, per impedire che riescano ad avere la possibilità di dare a Sigmar la notizia di questo tradimento. Sappiamo sicuramente, alla fine del libro viene detto, che un essere fatto di ombre dalle enormi ali di pipistrello libera Vembrecht, che era il Lord Veritant degli Anvils of the Heldenhammer di Anvilgard, lo libera e gli dà la possibilità di tornare ad Azir per avvertire il Dio Re del tradimento della Shadow Queen. Il secondo protagonista della saga di Broken Realms è l'Arcimago Teclis, che insieme al fratello Tyrion è diventato divinità della luce e dio di Aish. Gli eventi di Teclis sono decisamente più semplici di quelli che accadono in Broken Realms Morati, ma sono ugualmente importanti. Dobbiamo comunque tenere presente che all'epoca in cui avvengono questi eventi, i reami mortali sono ancora scossi dalle conseguenze del necrosisma di Nagash, che ha portato alla nascita dei Night Haunt e degli incantesimi persistenti. Teclis, ora che si è reso conto che la minaccia del caos bene o male sia un attimino affievolita, soprattutto data l'assenza di Slaanesh, decide che è arrivato il momento che qualcuno fermi Nagash, o più che altro ci serve qualcuno che faccia capire a Nagash che non è onnipotente e che faccia capire al resto delle anime mortali, al resto delle popolazioni di Sigmar e delle altre divinità del Pantheon dell'Order, che Nagash può essere fermato, che i non morti possono essere combattuti e che gli Ossiark non sono immortali. Teclis quindi decide di prenderla di petto e lancia un assalto larga scala ai territori dell'impero Ossiark, direttamente nel regno di Shaish. La battaglia dell'impero Ossiark è enorme. La prima locazione che viene attaccata dalle armate di Teclis è il Triptych, una gigantesca costruzione fatta di statue di personaggi importanti della società Ossiark che fungono da
simbolo della magnificenza del potere di Katakross e dei suoi sottoposti. La prima battaglia avviene quindi con il potere, l'assalto dei maghi Alarit, che scagliano letteralmente isole vaganti e gigantesche montagne contro le statue del Triptych. Tuttavia, le statue del Triptych, essendo costrutti di creazione Ossiark, prendono vita e iniziano a respingere l'assalto dei Luminet con decisamente molte perdite. In questa battaglia e le battaglie successive, che tendono a mettere a ferro e a fuoco l'impero Ossiark, notiamo non solo come i Luminet siano delle armate che riescono a mantenere sul campo di battaglia un discreto sangue freddo, ma soprattutto per chi si affaccia al mondo di Age of Sigmar per la prima volta, vediamo in azione nel dettaglio il potere vero e proprio degli Ossiark. Assistiamo a momenti di battaglia in cui i sacerdoti del culto Mortician letteralmente plasmano i loro soldati, facendogli assumere delle forme strane. In una delle battaglie un'intera falange di Mortec Guard viene fusa e trasformata in una scala fatta di ossa, per far sì che l'unità di Necropolis Stalkers possa attaccare le linee di soldati semplici dell'armata Luminet. Tuttavia, lo scontro viene vinto dai Luminet di Teclis, seppure i Luminet stessi tornino a casa con una vittoria di Pirro, poiché le perdite inflitte dagli Ossiark Bone Reapers sono innumerevoli. Nagash prende sul personale quasi tutte le cose, questo attacco lo prende come un affronto e decide di lanciare un contrattacco. Il piano del contrattacco inizialmente è lasciato nelle mani dei tre mortacchi principali di Nagash: Manfred von Kapstein, Neferata e Arkhan il Nero. Il piano di Nagash consiste nel far esplodere tramite un rituale i Realm Gate di Ghiran, di Chamon e di Aish, che collegano questi stessi reami al reame della morte. Il rituale non punta solo a far esplodere il Realm Gate scelto dai mortacchi, ma deve trasformare questa esplosione in una sorta di buco nero che collega direttamente il reame in oggetto con il Nadir di Shaish, in modo che l'energia dei reami confluisca direttamente con il Nadir di Shaish, andando così ad aumentare il potere di Nagash. Per una serie di vicissitudini di battaglie, gli assalti e i rituali di Neferata e Arkhan falliscono, quello di Manfred fallisce con volontà stessa del Necrarca della Notte, che non si impegna più di tanto a far sì che il rituale abbia successo, ma lascia che i Sylvaneth di Alariel portino praticamente a compimento la loro vendetta sui non morti che difendevano il Mortarca della Notte. Colui tra i tre mortarchi che ha la peggio è Arkhan, che si era occupato dell'invasione del rituale del Realm Gate di Aish, il Regno della Luce. Questi ha uno scontro epico con la sua nemesi del vecchio mondo, Eltharion, e alla peggio, venendo scalciato via dal bordo, dal confine del reame della luce, assieme alla sua cavalcatura, è letteralmente disintegrandosi. Arkhan e la sua cavalcatura Razrak vengono annientati e scompaiono per sempre dai reami mortali. Questo evento, ancora una volta, fa infuriare ancora di più il dio della morte, che decide di scendere in battaglia personalmente. L'arrivo di Nagash nel Reame della Luce è un evento spaventoso. Il potere grezzo della morte che scorre dalla sua figura inizia letteralmente a far morire Luminet, animali, piante, tutto ciò che vive al suo passaggio. Ogni passo che Nagash compie all'interno del Reame della Luce si trasforma in uno scenario di morte istantanea. Questa volta è Teclis che non può accettare questo affronto e quindi, raccogliendo a sé le ultime unità degli eserciti Luminet, decide di dare battaglia a Nagash.
e altri Ossiark, il rimanente delle forze Ossiark guidate dal defunto Arkhan, e i Flesh Eater Court dei monti vicino al monte Avalenor si uniscono alla battaglia del dio della morte, ma l'attenzione si sposta subito non tanto tra lo scontro tra armate, ma tra lo scontro tra divinità. Teclis e Nagash, forse gli esseri più potenti a livello di magia dell'intero vecchio mondo, ora ascesa a divinità, si scontrano. È uno scontro dove intelletto e potere magico vengono utilizzati allo stesso modo. Nagash più volte riesce a ferire Teclis e stessa cosa fa Teclis, ma Teclis, essendo meno arrogante e più saggio e lungimirante di Nagash, in realtà riesce a farlo cadere in una trappola. Nagash, completamente accecato dal suo orgoglio, non riesce a vedere che dietro di lui una batteria di Luminarch di Aish provenienti dalla città di Sigmar di Settler's Gain si erano in realtà allineate per lanciare un gigantesco raggio di luce sacra addosso al corpo del dio della morte. Colpito da questo raggio di energia potentissima, Nagash si accascia a terra e il suo corpo fisico viene fatto letteralmente a pezzi da un gruppo di Alarit, spiriti della montagna, che lo frantumano col potere dei loro martelli. Nagash viene sconfitto, tuttavia la sua essenza si riesce a scappare a Shaish e Teclis non esce dallo scontro col dio della morte completamente inermo. La sua anima è stata ferita nel profondo dal potere immenso del dio della morte. Il terzo libro della serie Broken Realms ha come protagonista Belacor e le sue macchinazioni. Belacor, il principe oscuro, il primo principe demone del caos, esattamente come Morati, agognava vendetta contro il suo acerrimo nemico di sempre, Arkaon di Everchosen. Ancora una volta, quindi, Belacor innesca anche lui un piano estremamente macchinoso per dimostrarsi superiore agli occhi degli dei del caos di Arkaon e quindi diventare il nuovo prescelto eterno. Ancora una volta le macchinazioni di Belacor sono sottaciute, sono eseguite dai suoi seguaci nelle ombre e portano a risultati inaspettati e terrificanti per il reame di Chamon. Innanzitutto il primo dei piani di Belacor è quello di attirare i Seraphon di Lord Croc ad assaltare una delle Silver Tower di una dei Gaunt Summoner. Per chi non lo sapesse, le Silver Tower sono costruzioni vaganti di Tzinch, dimora dei 9 Gaunt Summoner di Tzinch. I 9 Gaunt Summoner sono ufficialmente a servizio dell'Everchosen, ma in realtà riportano ogni singolo movimento e azione e risultato delle armate di Arkhan direttamente a Tzinch stesso. La Silver Tower in questione è quella governata dal Gaunt Summoner noto come Divoratore di Tomi. C'è uno scontro incredibile tra Seraphon e Demone di Tzinch. Alla fine i Seraphon hanno la meglio, causando il crollo e l'esplosione della Silver Tower e del Divoratore di Tomi. Definitivamente uno dei 9 Gaunt Summoner di Tzinch cessa di esistere. Sebbene questo possa sembrare un contraccolpo pesante per le armate del caos, potremmo quasi non capire perché Belacor stesso decide di danneggiare una costruzione così importante per gli dei del caos. L'obiettivo di Belacor in realtà è il contraccolpo magico ottenuto dall'esplosione di questa Silver Tower che causa danneggiamenti e distruzioni di vari Realm Gate di Chamon. Il secondo passo del piano di Belacor è quello di stringere un'alleanza spiacevole ma necessaria con Lady Olinder, la Mortarca del Dolore. Assaltando direttamente la capitale di Lady Olinder nel regno di Shaish, la città di Dolorum, Belacor minaccia
dicendo a Lady Olinder di aver scoperto e dimostrando a Lady Olinder di aver scoperto il suo punto debole, cioè i suoi resti mortali, la convince ad astringere un'alleanza per uno scopo ben preciso. Dopo stretta questa alleanza, le armate di demoni al servizio di Belacor, che si sono alleati con Belacor, e le armate di Nighthound continuano a lanciare degli attacchi verso diversi insediamenti di Chamon. Quasi tutti sembrano attacchi non ben concatenati, non senza una apparente motivazione. Lo scontro decisivo tra le armate dell'Ordine e le armate di Belacor alleate con i Nighthound di Lady Olinder avviene davanti al Realm Gate, noto come Realm Gate dell'oro bianco, of the White Gold. Le armate di Lady Olinder si scontrano con le forze dei Free Guild, i loro alleati di Spossessed e gli Stormcast della Sigmarite Brotherhood. Lady Olinder si trova estremamente piacere nello sconfiggere soprattutto gli Stormcast, esseri tanto odiati dal suo signore Nagash, perché sa cosa accadrà successivamente. Mentre questo scontro ha luogo, un'infiltrazione di Skaven, assassini del clan Enshin, si intrufola all'interno di una seconda Silver Tower piazzando una bomba di Warpstone. La bomba esplode, facendo quindi esplodere a sua volta la seconda Silver Tower, che causa un altro contraccolpo magico che porta alla distruzione non solo dei Realm Gate di Chamon, ma anche alla distruzione del Realm Gate dell'Oro Bianco. Alla sua distruzione, un fiotto enorme e gigantesco di energia delle ombre, di energia del caos, fuoriesce da ciò che rimane di questi Realm Gate, creando una nuvola spaventosa che torreggia sui cieli del reame del metallo. Con estremo dolore per le forze dell'Order e estremo piacere per le forze di Lady Olinder e i demoni di Belacor, questa tempesta impedisce agli Stormcast di tornare ad Azir. Tutti gli Stormcast della Sigmarite Brotherhood vengono annientati, le loro anime non riescono a raggiungere Azir, ma si trasformano in Lightning Geist e vengono intrappolati per sempre nella nube di energia oscura creata da Belacor. E questo è il piano di Belacor. Belacor riesce in una azione in cui Arkhaun aveva sempre fallito fino ad ora. Belacor ha trovato il modo per uccidere definitivamente gli Stormcast Eternals. In tutto questo, Gardus Steelsoul, Lord Celestant degli Hallowed Knights, riesce a capire quello che sta succedendo a Chamon e quello che succederà nel reame di Chamon tramite una visita niente di meno che a Lord Croc stesso. Durante una guerra nel reame del caos, comunque un recente evento nel reame del caos, i Seraphon abbandonano le armate degli Hallowed Knights, compiuta la loro missione, per tornare nelle loro città-tempio. Questa cosa disturba il Lord Celestial degli Hallowed Knights, perché non capisce come sia possibile che creature celesti, figli di Dracotion stesso, possano voltare le spalle ai loro alleati. Per questo, tramite un rituale che gli richiede diversi giorni, riesce ad entrare in contatto e a salire sulla nave tempio di Lord Croc e avere un'udienza con il sacerdote Reliquia. Il sacerdote Reliquia non parla, ma gli fa avere una visione di quelli che sono gli eventi che sono avvenuti a Chamon e di quello che sta per accadere. La città di Vindicarum sarà assediata dalle forze di Belacor, che tenteranno di distruggerla definitivamente per spazzare via anche la Stormhost dei Celestial Vindicators. Le forze degli Hallowed Knight quindi vanno in gran numero a Vindicarum per combattere al fianco delle Free Guild della città e dei colleghi Stormcast dei Celestial Vindicators, e tentano la difesa estrema contro le forze di Belacor. La battaglia alla fine è vinta perché inaspettatamente, per
i combattenti di Vindicarum, l'intera flotta della società Caradron, diciamo, quindi l'intera società Caradron arriva a soccorrere i difensori di Vindicarum. Sappiamo più avanti che il Geldrag, cioè l'organismo decisivo della società Caradron, decide di difendere Vindicarum pur avendo poche o nulle possibilità di profitto, perché sono guidate da un essere inaspettato, un essere che Belacor riconosce subito. Davanti a loro, davanti ai suoi occhi, davanti all'armata di Caradron, nelle vesti di un normale arcanauta, c'è Grugni, il dio nanico dei Fabbri, il dio Duardin alleato di Sigmar. Sconfitto quindi da questo colpo di scena, sconfitto da questa difesa a sorpresa dei Caradron, Belacor si ritira nelle ombre, ma abbastanza tronfio per aver trovato il modo per uccidere definitivamente i prescelti di Sigmar. L'ultimo protagonista della saga di Broken Realms è il nuovo arrivato, un essere nato nei reami mortali, quindi originario di questa nuova ambientazione, il dio dei terremoti Kragnos. Sappiamo che Kragnos faceva parte di una razza ormai estinta che viveva nei reami di Gur, nel reame delle bestie, all'origine, all'inizio dei primi anni di esistenza del reame, prima ancora dell'arrivo di Sigmar. La sua razza era una razza di creature enormi, simili centauroidi, note come Drogurk. I Drogurk, l'impero Drogurk, si estendeva nell'antica terra di Dons, che in realtà nell'età moderna di Age of Sigmar è rappresentata dal territorio di Tondia, dove sorge la città di Sigmar di Excelsis. Kragnos nel suo passato si scaglia contro una razza di alleati di Dracotion, nota come Draconit, fino a praticamente farla completamente estinguere, ma viene fermato da un'alleanza di degli ultimi Draconit rimasti e di Seraphon guidati da Lord Croc. Lord Croc usa il suo immane potere e le vite di molti dei suoi alleati per sigillare e imprigionare Kragnos al di sotto di una montagna. Arrivati ai tempi, agli anni in cui si svolge Broken Realms, vediamo che Alariel, nonostante non sia protagonista di un libro di Broken Realms, ha anche lei messo a punto il suo piano e ha fatto ricrescere tramite un lungo e meraviglioso rituale pieno di canti e musica suonate dai suoi Sylvaneth, fa ricrescere l'antica quercia delle ere, ripiantando il seme portato via dal vecchio mondo, la fa rinascere nei reami mortali, facendo sì che la putrefazione, la corruzione di Nargol che affliggeva il reame delle bestie venga spazzato via. Il contraccolpo di energia vitale, di energia della vita creata dalla rinascita della quercia delle ere fa risvegliare Kragnos dal suo sonno eterno e lo fa fuggire dalla sua prigione. Quando Kragnos fugge dalla prigione in cui l'aveva rinchiuso Lord Croc, trova l'impero di cui era quasi diventato il sovrano completamente sparito, la sua razza completamente cancellata. Pieno di rabbia, decide di dirigersi verso l'avamposto umano più vicino, in modo da poter sfogare la sua frustrazione e la sua tristezza per essere rimasto l'unico Drogur, l'ultimo Drogurk in vita nei reami mortali. Kragnos quindi si dirige verso la città di Sigmar, nota come Celsis. Nel frattempo, un enorme esercito della Destruction, ammassato da Gordrak e Skragrot, si dirige anch'esso verso Excelsis. Nel viaggio verso Excelsis incontra e si scontra con Kragnos stesso. C'è un duello epico di proporzioni gigantesche, di botte da orbi tra Gordrak e Kragnos. Gordrak, nonostante la forza immane del dio dei terremoti, riesce comunque a tener testa al Drogurk, guadagnandosi il suo rispetto, tant'è che Kragnos interrompe il combattimento e con aria tronfia fa un gesto e guida
le armate di Gordrak e della Destruction verso Excelsis. Gordrak, che trova in Kragnos una persona da rispettare, un avversario temibile e a cui poter combattere al proprio fianco, decide e ordina le proprie armate combinate di Orc War Clans, Gloomspite Jits e Sons of Behemoth di assaltare Excelsis. Nel frattempo Excelsis ha un grosso problema. Al momento si sta riprendendo dagli eventi dell'invasione di Tzeentch, sventati dal cacciatore di streghe Anivar Tol e dal sergente Frigild Armand Kallis, che sono riusciti a scacciare il gran patriarca di nascosto seguace di Tzeentch, Ortam Vermeier. Dopo questi avvenimenti, Excelsis è comunque una città che cerca di riprendersi da questo scandalo, da questa invasione interna. Tuttavia, si vengono a creare dei problemi di tipo sociale tra gli abitanti di Excelsis e gli elfi che vivono nella città stessa. Guidati da una fratellanza nota come Nulson Brotherhood, crimini efferati e episodi di razzismo si vengono sempre di più a verificare all'interno di Excelsis, tant'è che tutti gli elfi che non sono stati di nascosto trucidati dalle azioni e dei rituali della Nulson Brotherhood decidono di abbandonare la città stessa. I seguaci della Nulson Brotherhood e il loro capo Odo Maulgen in realtà non sanno di essere segretamente manipolati da Dexcessa e Sinessa, le due figlie gemelle di Slaanesh partorite dalla divinità in catene dopo l'ascensione a divinità di Morati. Questi due appunto esseri divini in realtà manopolano come marionette le creature e i seguaci della Nulson Brotherhood per far sì che riescano a creare un eccesso di violenza e dare loro la possibilità e le loro armate demoniache di mettere piede fisicamente all'interno di Excelsis. Le armate dell'Order però questa volta non si lasciano prendere di soppianto e bensì iniziano comunque a preparare una strategia. Veniamo a conoscenza della famiglia di cacciatori di streghe Vendenst. Gaelen e Doralia sono due cacciatori di streghe che arrivano ad Excelsis e scambiano parole e strategie con il noto Serrus Sentanus, il Lord Veritant di Excelsis, è un capo di una grossa esercito di Night Excelsiors che hanno appunto la loro Stormkeep principale all'interno della città di Excelsis. Doralia Vendenst ha anche la possibilità di avere udienza con alcuni Seraphon del Tempio dedicato appunto alle divinità Seraphon della città di Excelsis. Recatasi quindi al Tempio dei Seraphon, a Doralia viene donata una visione dei pericoli incombenti di Excelsis. Subito Excelsis viene attaccata da un'invasione dal sottosuolo di un'armata di Skaven che viene prontamente fermata dall'intervento dei Knights Excelsiors. Tuttavia però i problemi per la città di Sigmar del regno di Gur non sono finiti, anzi in realtà sono appena iniziati. L'armata di Kragnos e della Destruction e di Gordrak arriva a combattere contro le armate di Excelsis e arriva direttamente alle mura. La battaglia è durissima soprattutto per le forze dell'Order, perché Kragnos è inarrestabile e Gordrak fa di tutto per farsi notare come il leader dell'Orda dell'armata della Destruction. Nonostante questo, mentre l'assedio incombe fuori le mura della città, dall'interno Dexcessa e Sinessa, che sono finalmente riuscite a manifestarsi con forma fisica all'interno della città, guidano una parata, letteralmente una specie di carnevale demoniaco, all'interno delle strade della città. Demoni e umani si uniscono al corteo e vengono corrotti dalle energie di Slaanesh fino ad arrivare ai palazzi del governo
di Excelsis. Tuttavia però la guerra non è perduta. Le mura, nonostante le mura cedono sotto i colpi furiosi di Kragnos, la battaglia per fortuna sta per volgersi al termine, grazie alla forza dei soldati dell'Order. La famiglia Vendenst riesce a sconfiggere Sinessa ed Excessa, quindi fermando il loro tentativo di corruzione totale della nobiltà e dei governanti della città, nel mentre un aiuto inaspettato nella forma di Morati, ora come abbiamo già detto ascesa a divinità, e Lord Croc arrivano in aiuto alla città di Excelsis per fermare la furia di Kragnos. Kragnos ha uno scontro diretto con la Shadow Queen, cioè la parte fatta d'ombra mostruosa della neonata divinità Morati. Nonostante lo scontro sia concitato e la Shadow Queen faccia di tutto per fermare Kragnos fino ad avvolgerlo intorno alle sue spire d'ombra, Kragnos è inarrestabile, gli incantesimi rimbalzano sul suo scudo e nulla sembra poterlo fermare. A questo punto Croc, sotto consiglio di Morati, crea un'illusione, un portale in cui cerca di attirare Kragnos dall'altra parte del portale, facendogli e vedere che dall'altra parte di questo appunto portale si trovano ancora dei Draconit vivi, la razza totalmente odiata da Kragnos. Guardando con sfida Morati, come per dire non è finita qui, la prossima volta che ci incontreremo ti distruggerò, Kragnos distoglie l'attenzione dall'assedio di Excelsis e cade nella trappola tesa da Lord Croc, finendo al di là del portale. La Wag, che ha causato enormi distruzioni, e Gordrak, che nonostante sia completamente invigorito dall'energia della battaglia, è comunque ridotto male per lo scontro precedente che ha avuto con Kragnos, alla scomparsa del dio dei terremoti, decidono di abbandonare l'assedio della città. Excelsis quindi, grazie agli scontri, grazie agli sforzi dell'Order e anche all'intervento salvifico di Morati e Lord Croc, viene salvata. Rimane in rovina, ma la città non è perduta. Kragnos finisce in un'altra zona e sappiamo che in realtà è lì, pronto a essere venerato, come dicono le pitture, dai Yorruk Crule Boys. La Destruction è invigorita dalla battaglia e infervorata dal risultato dell'assedio di Excelsis e dalla nuova presenza di questa divinità della distruzione, e nonostante il Celestial Prime voglia giudicare e mettere a processo e condannare Morati per il tradimento verso le armate del dio Sigmar durante le sue macchinazioni, la sua sentenza viene messa in fermo e bloccata dall'arrivo nuovamente di Grugni, che parlando con il Celestial Prime gli consiglia consiglia clemenza verso la divinità delle ombre, perché una nuova era, l'era della bestia, sta per giungere, sta per iniziare, e l'Order ha bisogno di tutti gli alleati possibili per poter sconfiggere le armate che assediano i popoli dell'Order e le città di Sigmar. Con questo la saga di Broken Realms giunge al termine e chi lo sa quali sono gli avvenimenti che ci riserverà l'ambientazione di Age of Sigmar per il futuro. Come sempre, spero che questo video vi abbia divertito, che vi abbia incuriosito. Non dimenticate di mettere mi piace al video, di cliccare sulla campanella per far sì che siate sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spammatelo, condividetelo su Facebook, sui vostri social, condividetelo con i vostri amici. E per oggi è tutto, e dal vostro capitano Giacomo Uncino, alla prossima!
cattiva, sono cattiva, mamma, guardami, sono mezza serpente, sono mezza, viva la zoofilia. I Luminet rimasti, non puoi ridere, Umbe, perché a me mi viene da ridere, cazzo, non so dove ero rimasto, tre cosa, va bene. Questa volta è Teclis che non riesce ad affrontare un simile... Umbe, non puoi ridere, cazzo, se ridi, a me mi viene da ridere. Io ti credo che non sto ridendo. Le armate dei Luminet. Ok. Mazza che palle. E Skragrot, raggruppato da Gordrak. Perché? Cosa stai facendo? Io. Non voglio Giorgio Gabber!